Dunque, sono i famosi sintomi aspecifici, vengono un pochettino denominati così, perché in qualche modo possono accompagnare tutta una serie di malesseri. E dunque, questi malesseri possono attivare in maniera, diciamo, forte sia il lato depressivo sia il lato dell'ansia. Addirittura c'è una sindrome che è molto diffusa, che si chiama sindrome ansiosa depressiva, in cui questi due sindromi sono insieme, appaiono insieme. E non è così facile distinguere a volte il lato ansioso dal lato depressivo. Per questo che ho intitolato la conferenza anche rispetto a questo punto, quel confine sottile che divide le due parti, queste due sindrome. Potremmo vedere così, vabbè, dal punto di vista psichiatrico, dal punto di vista della conoscenza, di dare tre notizie molto rapide, poi entriamo nell'elenco della cosa. Questi due sintomi sono stati sempre menzionati in tutti i DSM, che è il DSM, che è il manuale diagnostico specifico rispetto a quello che è il lato teorico, ma poi i sintomi dal punto di vista statistico, e dunque in questo sono sempre stati menzionati tra i sintomi più diffusi. E dunque li abbiamo trovati presenti in tutta una serie di manifestazioni patologiche che vanno dai disturbi di personalità, ai disturbi affettivi, a tutti i disturbi anche legati a quello che sono manifestazioni, diciamo, di dipendenza, per esempio. E dunque abbiamo trattato queste cose in tante precedenti, abbiamo trattato tutto il tema dell'indipendenza, abbiamo trattato il lato degli disturbi alimentari. Queste situazioni possono essere delle situazioni che innescano situazioni di ansia e situazioni di alterazione dell'umore e di depressione. E dunque, di che cosa si tratta quando abbiamo a che fare con questa attivazione? Beh, di sicuro abbiamo a che fare con un lato che è un lato un po' irragionevole. Che cosa significa? Significa che va al di là di una razionalità questo aspetto, ve ne siete resi conto quando avete cercato magari di tirare su persone un po' depresse, no? Si cerca di usare gli argomenti, quelli che sono normali, ma non si riesce a fare presa, non si riesce a passare al di là. Sembra quasi che quando c'è una sindrome depressiva, il lato dell'umore diventa un lato che fa una sorta di barriera a qualunque tipo di, diciamo, concezione logica che si cerca di utilizzare per tirare sulla persona per fargli vedere la realtà in una maniera diversa. E dunque sono tutte modalità che hanno a che fare con l'irrazionalità. E dunque questo lato irrazionale è un lato che prevale sia nelle sindromi depressive che nelle sindromi ansiose. Dal punto di vista della clinica potremmo fare una distinzione molto semplice, no? Potremmo vedere il sintomo dell'ansia come un sintomo che ha a che fare con un eccesso di attivazione, un po' come dire, un qualcosa che ci fa attivare troppo per certi aspetti. Il sintomo depressivo invece è il sintomo opposto, cioè quell'elemento che ci fa spegnere un po' troppo. E dunque abbiamo i due opposti. Abbiamo le due modalità estreme opposte che possono intervenire in tutta una serie di situazioni. Inoltre abbiamo due elementi che sono molto grossi, che riguardano un lato irrazionale, cioè abbiamo la paura, che è un attivatore potentissimo dal punto di vista delle emozioni, e dunque una delle emozioni più forti, insieme a quelle del dolore, che attivano di più quello che è un lato di reazione. E dunque il lato delle paure quando prevale può attivare un lato ansioso molto forte, mentre invece il lato depressivo viene un po' soprannominato, viene catalogato come un disturbo dell'umore. Cosa significa? Che è dal punto di vista degli affetti che agisce questo tipo di patologia, cioè il lato umorale, come ci si sente, diventa una dimensione che prevale
dunque il senso di vivere viene un po' a cadere con il lato depressivo, no? È quello che dicevo, che la depressione è una modalità di sfinimento, perché viene anche denominato come il male di vivere precedente, no? Sono stati scritti tanti libri, in relazione a questo, le descrizioni potete trovare tantissime, nei vari testi che sono in qualche modo stati pubblicati. Però questo male di vivere è un male che ha a che fare proprio con una difficoltà rispetto a ritrovare una vitalità. E dunque questo lato non vitale diventa l'elemento di sofferenza del disturbo depressivo. Allora, cos'è che in qualche maniera ci attiva e cos'è che ci spegne? Qual è la dimensione in qualche maniera che dentro di noi funziona per creare questi due stati? Beh, intanto possiamo vedere che queste due situazioni estreme, opposte, hanno a che fare con un lato che non è, diciamo, controllato o controllabile. E dunque una delle difficoltà rispetto a questi due disturbi si pone sul piano della volontà. Cioè non basta la semplice volontà per fermare questi malesseri. Per cui quando per esempio una persona è depressa, calcare la mano, dire a questa persona che sbaglia a fare così, cercare di in qualche maniera smuoverla sul piano effettivamente della colpa, no? Può essere un effetto proprio anche controproducente della serie. Se non vivi sbagli, e se sbagli ci sono tutta una serie di cose che fanno al detrimento sia della salute tua che della salute delle persone che sono intorno a te, beh, di solito questo lato, che dovrebbe essere un lato di responsabilizzazione, ha un effetto nella persona che soffre di disturbi depressivi proprio esattamente opposto. Cioè di solito si viene schiacciati da quello che sono le colpe, e le colpe vengono vissute come delle montagne che schiacciano con un pochino di iniziativa. E dunque è proprio tutta la dimensione del desiderio che viene a patire di questa condizione depressiva. Cioè la persona non si sente più nessuna energia vitale, nessuna forza, nessun desiderio anche per fare delle cose che dovrebbero essere piacevoli. Anzi, per un certo aspetto, il lato depressivo è tutto quello che deriva alla dimensione del piacevole. E dunque viene a perdere senso legato al piacere tutto quello che ruota intorno a questa cosa. Anche per esempio il semplice relazionarsi con gli altri, il parlare, il poter uscire, potrebbe una vita sociale, diventa una fatica, diventa una condizione nervosa difficile da affrontare, e di solito quello che subentra una sorta di chiusura. Le persone si ritirano un po' in se stesse, molte volte si isolano rispetto agli altri e vivono questa condizione di isolamento come una sorta di protezione. Un po' come dire, se sto qui, se sto in casa, di solito si sta in alto, e per l'estero diventa una sorta di trappola, perché diventa l'elemento da cui non ci si riesce a staccare. Beh, io visto, diciamo, posso andare avanti così, e dunque addirittura tutto quello che è, diciamo, vitale viene visto come un problema aggiuntivo. Faccio un esempio: se c'è una bella giornata, se c'è il sole, se ci sono delle condizioni per cui le persone possono, no, fare qualcosa, il depresso di solito sta maggiormente male, perché si sente ancora più in colpa di non fare delle cose e di stare pure male. E dunque di solito si sta meglio, per esempio, alla fine della giornata, quando in qualche modo non c'è niente da fare, quando questo sentimento di colpa, potremmo dire così, è più leggero per certi aspetti. Infatti, tutte le festività so che sono un problema. Assolutamente sì, certo, le festività, nei momenti dove effettivamente dovrebbe esserci un tempo libero, no? Tutta una dimensione delle domeniche di solito, cioè momenti dove le persone invece hanno il piacere di poter fare qualcosa, però questo chiaramente è vissuto con un peso aggiuntivo, perché è un po' come dire, oltretutto non faccio nemmeno questo, e dunque non ho la forza di fare questo, questo mi fa stare ancora più.
molti aspetti, diciamo, di unione, no? di affetto, anche condiviso, di solito vengono vissuti male, con più difficoltà, e le crisi sono maggiormente grosse in quei momenti, in quei periodi. Infatti sono i momenti più difficili da superare, quando fosse a questo tipo di condizione. E dunque vedete che il lato dell'umore è un lato fondamentale anche per capire il tipo di risposta, no? Perché sembrerebbe quasi che questo sostenimento sia una sorta di difesa, un po' come dire, se io sto qui isolato da tutto e da tutti, sto meglio perché non c'è niente che mi può in qualche maniera far stare peggio, cioè per aspetti. E se pensate a questa cosa è una trappola, no? Perché se ci si deve ridurre ai minimi termini per non stare male, significa che ci si ritrova in una sorta di vortice dove c'è una sorta di assenza di stimoli che viene sempre meno, per cui si perdono amicizie, non si è più il lato di solito lavorativo non viene, e dunque questa sorta di vortice su cui la persona si trova a ridurla a poca cosa in qualche modo. E dunque c'è tutto questo piano che è molto importante, molto grosso, perché questo ha a che fare con la modalità, potremmo dire, con delle depressioni maggiori, molto forte questo lato depressivo, ma noi possiamo vedere queste manifestazioni che possono essere anche temporanee, no? Avere episodi minori, depressivi, e comunque avere un calo dell'umore che è magari legato anche a certe vicissitudini della vita che stiamo passando. Solitamente è proprio il lato della perdita, uno dei lati più sollecitato da questo tipo di situazione. E dunque è una perdita vissuta di qualcuno, di qualcosa, di fondamentale, può essere, se non superata, fonte di un lato depressivo. E questa perdita diventa una perdita anche di sé, fondamentalmente, sino a raggiungere al punto di non avere più nessuna forza, anche per alimentare tutto quello che è positivo c'è nella propria vita, nella propria esistenza. Non so se è una rapporti con delle persone che hanno passato delle fasi depressive dal punto di vista magari relazionale, amici, compagni, familiari, diventa veramente molto difficile coltivare la relazione, diventa uno sforzo, no? Si propongono delle cose, ma queste cose cadono, non hanno presa e la persona in qualche maniera vive anche questa possibilità di scambio con un peso aggiunto, e dunque è proprio una difficoltà anche sul piano relazionale questa dimensione depressiva. Passiamo al lato opposto, che è il lato ansioso, no? Il lato ansioso invece è il lato, anche questo ha a che fare con un piano irrazionale, non è un piano razionale come l'altro, ma è un piano dove c'è un'iperattivazione. Cosa significa questa cosa? Significa che il nostro corpo si attiva e la nostra mente si attiva come per affrontare una sorta di pericolo. E dunque questo pericolo diventa l'elemento che viene vissuto in una maniera attivante all'umore. Questo pericolo può essere un pericolo interno o esterno. Quando il pericolo esterno ci sono una serie di elementi esterni che vengono ad attivare questa ansia. Facciamo un esempio, ci può essere un'ansia sociale, no? Legata a una difficoltà, per esempio, nel ritrovarsi nei luoghi pubblici, nel ritrovarsi a contatto con le persone, e il contatto con le persone può scatenare un tipo di reazione ansiosa e avere una difficoltà molto grande. Questo tipo di reazione si vede in tutte le fobie, lì dove ci sono persone che hanno fobie, quando si confrontano ad oggetto fobico vengono a sperimentare un'attivazione d'ansia molto forte, molto grande. Questa ansia è una sorta di, potremmo vederla come una sorta di reazione a un pericolo. Perché? Perché
dunque questa sorta di attivazione è un'attivazione legata a una paura fondamentalmente. E dunque questa paura, quando esterna, diventa la paura legata all'elemento che ci attiva l'ansia, ma quando è interna diventa molto più difficile da gestire. Perché? Perché noi possiamo sfuggire dalle cose esterne, ma è molto più difficile sfuggire da noi stessi. E dunque, quando la difficoltà è interna, questo lato può innescarsi, per esempio, quando noi abbiamo dei conflitti con noi stessi. Dunque siamo magari dibattuti tra il fare una cosa e fare una cosa opposta, siamo divisi rispetto a una scelta, a un fare in un modo piuttosto che in un altro, no? A muoverci in una maniera piuttosto che in un'altra, e questo conflitto interno può scatenare un'ansia che noi non riusciamo a gestire perché è l'effetto di un elemento che ci divide fondamentalmente, ci divide dalla nostra unità. In questa frammentarietà sperimentiamo questo lato di ansia. Capite che a questo punto anche il lato d'ansia è molto interessante dal punto di vista della dimensione psicologica, perché se noi riusciamo a vedere quello che ci sta dietro all'ansia, possiamo scoprire tante cose di quello che è il nostro lato più profondo, più interno. I nostri conflitti, per esempio, non è detto che siamo tutti consci, no? È una relazione affettiva. In una relazione affettiva tossica, per esempio, ci può essere un grado di conflittualità molto grande, no? Per cui in una relazione tossica di solito c'è una dipendenza che è legata a una persona che però ci fa stare male. E dunque è chiaro che c'è una parte che sta male senza quella persona e c'è quella parte che invece sta male con una persona, no? E noi non abbiamo una soluzione interna per poter uscire da un rapporto tossico di questo genere. Questo tipo di conflitto scatena anche reazioni di ansia, con tutta una serie di difficoltà a gestire noi stessi nel rapporto. Perché questo rapporto diventa un rapporto complesso, no? In cui ci sono fughe, ritorni, ci sono difficoltà proprio anche nel capirsi, nel comprendersi, nel potersi relazionare anche dal punto di vista emotivo. Vi ho fatto un esempio, ma anche nelle varie dipendenze che abbiamo già visto, no? Per esempio le dipendenze alimentari, i disturbi alimentari, indicano tutta una dimensione di ansia che è legata per esempio all'oggetto della dipendenza, per cui l'oggetto cibo e gli studi alimentari creano un effetto che è comunque conflittuale, perché da un lato è l'elemento con cui noi cerchiamo di uscire da una situazione di difficoltà, dall'altro però è anche l'elemento che in qualche modo ci fa stare male e che ci costringe a vivere in una condizione che ci divide in qualche modo e non riusciamo in qualche maniera a uscire da questo tipo di dipendenza, anche perché questa cosa è più forte di noi e non c'è volontà che riesce in qualche maniera a imporsi rispetto a questo tipo di dipendenza. Ma questo lato lo trovate in tantissime dipendenze che possono essere di vario tipo, cioè sostanze, alcol, gioco, tantissime, anche quelle sessuali, per esempio, no? Che sono tante anche di questo genere qua. E dunque c'è questo lato conflittuale, pone questo piano su un piano fenomenologico di ansia. Cosa significa? Noi non sentiamo il conflitto che è dentro di noi, ma sentiamo l'effetto di questo conflitto. È un po' come dire, ci sono due parti, una che tira da una parte, una che tira dall'altra, che ci mette in stacco fondamentalmente. Nessuna delle due vince sull'altra e diciamo questo sentirsi tirati ci genera una condizione di ansia. E dunque vedete che se questo aspetto di ansia può riassumere un elemento, quello per esempio del conflitto inconscio che noi abbiamo dentro, cioè tante cose, vedete come effettivamente questo tipo di sintomo si può presentare in tantissime situazioni, ma anche in certe situazioni della vita, non è detto che debba essere
Certamente, nel disturbo ansioso depressivo accade proprio questa cosa qui, cioè c'è una correlazione di questi due elementi, cioè interviene il lato ansioso che scatena il lato depressivo. Per esempio, il lato ansioso è un lato dove si perde di lucidità, di solito manca la difficoltà, la concentrazione, cioè c'è una concentrazione che rimane più difficile nel mondo. C'è un lato di mancanza di controllo che diventa prevalente e dunque tutti questi elementi ci dicono di una presenza dell'ansia, ma solitamente quando avvengono queste cose si ha una visione anche negativa di quello che sono tante cose che ci circondano, dunque questa visione negativa che può avere a che fare con un atto dove non si vede nessun tipo di possibilità di evoluzione futura, un lato dove si vede un ostacolo su tutti i fronti, un'impossibilità ad uscire da certe situazioni, anche dal punto di vista emotivo, scatena un lato depressivo che fa stare male. E qui si vede tantissime, tante modalità patologiche. Faccio un esempio, nel disturbo ossessivo compulsivo, di ossessività, queste due cose sono legate tantissimo, no? Per cui, non so, avete sicuramente sperimentato questa cosa di avere delle fissazioni, no? Su che cosa? Di fissarsi su qualcosa. E con queste fissazioni avere una sorta di ossessione per un qualcosa, che può essere qualcosa che è di diverso tipo di genere, anche persone. E dunque questo tipo di ossessione sviluppa una sorta di bisogno di controllo per certi aspetti. Dunque se non si riesce a avere il controllo di quella cosa, con delle azioni specifiche, si cade in una situazione di ansia e dunque si sta male in quel senso lì. Per cui è un po' come dire, se io non riesco a controllare quello che è legato al mio oggetto, mi viene un'ansia irrefrenabile, sto malissimo, però allo stesso tempo questa situazione mi crea anche uno stato depressivo, cioè la paura per esempio di perdere questa persona, no? In una relazione tossica si vede benissimo questa cosa, questo genera uno stato depressivo, un essere schiacciato da questa condizione e dunque uno stare male anche dal punto di vista del non avere nessun tipo di entusiasmo per altro, capite cosa intendo? Questa cosa è abbastanza potente, perché se voi pensate che un'ossessione diventa una sorta di alterazione in grado di confrontarci con un lato depresso, depressivo e un lato ansioso e contemporaneo, vedete quanto è potente questa cosa poi anche nel poter creare tutta una serie di condizioni di vita, no? Di solito quando ci sono queste ossessioni è difficile scardinarle, levarle, proprio perché una persona cerca attraverso questa dimensione ossessiva di sfuggire all'ansia e alle persone che comunque sono correlate e legate a questo tipo di situazione. Questo è solo un esempio, però si può ritrovare per tante altre situazioni patologiche. E dunque questa sindrome ansiosa depressiva, potremmo dire così, è una sindrome molto diffusa ed è tra i sintomi più diffusi attualmente dal punto di vista delle manifestazioni patologiche, come proprio riportato a livello statistico, che c'è una grande incidenza di questi due sintomi insieme. E dunque c'è una bella difficoltà anche nel gestire questo tipo di situazione. Solitamente che cosa si fa quando si sta male? A questo livello si chiede aiuto, no? Si chiede aiuto alle persone che sono vicine, però di solito non si riesce a scardinare questo tipo di problematica e di solito cosa accade? Si ricorre a un aiuto farmacologico. L'aiuto farmacologico è così fatto, ci sono farmaci ormai che agiscono su questi due sintomi in una maniera abbastanza specifica.
in cui ci sono, c'è tutta una categoria di farmaci che vanno a gestire tutta la situazione dell'umore, che sono i famosi antidepressivi, ma ci sono anche gli ansiolitici, no? Che vanno a coprire tutto il piano dell'ansia. Il problema qual è? È che il farmaco di solito non risolve la problematica che attiva questo tipo di situazione. E dunque noi andiamo a placare il sintomo, ma non a risolvere la causa del sintomo. Questo cosa significa? Significa che entriamo in una sorta di vortice dove l'uso del farmaco diventa necessario e tante volte, meno male che c'è, ma nel senso che ci sono anche delle situazioni di emergenza e di bisogno dove il farmaco sicuramente è fondamentale per poter superare un certo tipo di difficoltà, ma se non si ricorre a un altro tipo di intervento, che è quello psicologico, si rischia di dover ricorrere al farmaco per un lungo tempo, con tutti gli effetti che i farmaci producono anche dal punto di vista degli effetti collaterali e quello che generano poi dal punto di vista della funzione, no? Perché un farmaco dopo almeno 8 mesi deve essere cambiato per essere comunque efficace, con tutta una serie di problematiche annesse e connesse. E dunque in queste situazioni è, diciamo, consigliato di solito agire sui due piani, quello farmacologico quando ci sono situazioni gravi e anche quello psicologico per poter lavorare sui due aspetti, cioè quello fisico, quello chimico, ma anche quello psicologico. Poi naturalmente legate alle sintomatologie particolari ci sono anche farmaci che sono mirati, no? Anche a quello che sono situazioni patologiche, faccio un esempio, prima si parlava di fissazioni, di ossessioni, ci sono dei farmaci che vanno ad agire su questo tipo di situazioni in una maniera mirata per disinnescare questo tipo di problematica. Però, dicevo, non è un altro elemento che sta a monte, il rischio è sempre quello di dover poi passare da un farmaco all'altro con tutto quello che ne deriva. Okay. Ho fatto una panoramica generale. Adesso mi piacerebbe sentire un pochettino da voi qual è il vostro interesse specifico su questo argomento, perché secondo me, essendo un argomento così nodale, così ricco, così fondamentale, anche nella vita quotidiana, anche l'interesse che uno può avere rispetto a questa cosa è un po' più alto. E dunque mi piacerebbe proseguire un pochettino con una conversazione, anche con voi, no? Nel senso di parlare un pochino di due cose, nel senso, cosa ne dite? Ci sta? Sì, ma sì, tanto, non siamo tutti timidi, su, forse c'è un po' di ansia, ansia. Vieni, vieni Marco. Marco. Buongiorno. Marco. Dai. È il nostro artista. È stato un premiato che quest'anno sembra a General Purser come migliore artista dell'anno. Poi ci hanno fatto fare una critica da Sgar. Poi è stato, diciamo, commentato da Sgar recentemente. Dunque c'è stato, diciamo, c'è tutto un grande lavoro intorno all'arte. Pittore. Che è questa passione, no? Che è dire, pittore. Marco. 40 anni. Aloisio. Dimmi qualcuno qualcosa su ansia e depressione. Ansia, sì, ma infatti sentendo io, cioè. Anche perché l'arte ha, diciamo, interrogato queste due dimensioni dal punto di vista artistico, ma ci sono stati artisti che hanno lavorato su questa situazione. Il microfono, Mauri. Molto forte con delle opere. Sì. Comunque, la dimensione, ma no, cioè esiste sempre. Mauri, microfono.
Esiste sempre all'interno, diciamo, dell'arte, se uno fa arte e poi ormai riuscire a vedere l'arte è difficile. Io faccio la distinzione, per esempio, tra artisti e artisti che fanno pittura, ma dei considero grafici, che riprendono praticamente. Io dipingo. Diciamo che dal punto di vista dell'apporto è interessante questo lato dell'apporto dell'arte alla psicologia, perché come tutte le forme artistiche è un arricchimento e dunque c'è da imparare tanto dagli artisti anche dal punto di vista di quello che sono le loro opere, che ci danno un accesso, un invito anche a tutta una dimensione psicologica che a volte senza l'apporto dell'arte non riusciremo ad apprezzare, a sentire in maniera così forte. Ma... Non so sì, però pochissimo meno, perché come si capita la critica l'ha fatto, che ci facciamo in mente le cattedrali, le UM, sono da vedere, è interessante, perché sembra quasi una sequenzialità tonale e poi forse mi ha avvicinato a questo artista perché ti dico davvero. E quindi c'è tutto un insieme di diciamo emozioni che non si possono avere seduti su uno studio. Poi l'ho utilizzata anche come arte terapia, perché c'è tutto un insieme molto particolare. Sentendo quello che poc'anzi hai detto sulla questione del depressionismo, che ritengo un depresso, non dico malato, ma ansioso e anche angoscia, sono riuscito anche a arrivare. Quindi, i motivi sono stati primo. Devo pensare a questo recupero al teatro lirico,
Quindi ero tranquillo perché certe volte poteva succedere ciò. E quindi ringrazio questo. E quindi dico, ah, vabbè, ok, sono riuscito a unire le mie esistenze, attività motoria, attività artistica, in una cosa. Fare un punto su questo, nel senso di dire benissimo, lì c'è stato un dramma, c'è stato un episodio grave, no? Perché c'è stato un coma, un morto, pesante. Sì, 45 giorni insieme in paresi all'ospedale a Santa Cordova. E dunque un dramma sicuramente molto grosso per effetti fisici, perché c'è stato un atto di difficoltà motoria, no? Con tutto quello che poi ha comportato anche dal punto di vista psichico, perché non si può vedere. Però ecco, tu stai mettendo anche in rilievo tutta una possibilità che è quella della resilienza, no? Tu dici le mie due caratteristiche che erano quelle modali, che erano quelle per esempio dell'attività motoria e artistica, mi hanno aiutato per rimettermi insieme, potremmo dire così. E questo è stato un elemento fondamentale anche per uscire da una certa situazione di scacco, poter fare i passi nella direzione giusta. E dunque il messaggio è molto importante perché tu ci stai dicendo che a seguito di un trauma molto grave come questo è un coma, c'è la possibilità poi di un recupero molto, molto grande, anche se il dato di difficoltà è dato per esempio immagino tutto l'altro depressivo, tutto l'altro ansioso, ha accompagnato tutto il periodo anche. Infatti ha rilanciato molto la questione che la ginnastica artistica è interrompe totalmente ciò. Faceva ginnastica artistica, non è caduto sicuramente. Quindi grazie al teatro e all'aria sono riuscito a prendere diciamo un equilibrio della mia esistenza. Da lì è successo un mobilistico, quattro operazioni, eccetera, per lavoro a teatro, quindi Verona, eccetera, quindi altro diciamo crollo, perché a un certo punto dici e adesso che faccio? Cioè, come riesco a affrontare la vita? Meno male, per pensare, ho fatto un anno anche di noviziato. Sistema in cui l'umano è inserito e fai quello e dovresti puoi tenere un attimino che devo prendere non sono felici anche dal secondo trauma immagino che ci siano stati tutti i fisici perché se c'è stato un incidente parliamo poi delle quella età comunque cioè, questo comunque il collegato immagino a questo trauma c'è stato anche tutto il lato di difficoltà sì, legato al mondo, legato a tutto quello che non si vede. Ma rimaneva diciamo la speranza che si dice tutti ma non dire però poi non va lì a quello niente quindi lì comunque pazzesca, è stata un'altra esperienza
No. Da lì sono tornato dai miei, perché là ho trovato da fare dei lavori come assistenza domiciliare a malati terminali. E a un certo punto mi sono posto la domanda: per fare questo per soldi, io vado dai miei genitori di nuovo a un'età di 15, mamma mia, pazzesco, e ho fatto assistenza. Grazie perché ha fatto una piccola parabola che però mostra tutta una serie di elementi fondamentali, tutto il lato sociale a cui si vengono contro, le vicissitudini di difficoltà e detto, tutto l'altro. Però ecco, c'è anche tutto un'elaborazione per cercare di trovare un'unità. Perché poi tu dici una persona adulta e deve, tra virgolette, ricorrere ai genitori è una cosa pazzesca. No, ecco, io mi fermerei proprio qui, perché questo lato di unità è fondamentale da strutturare, perché l'unità non è una cosa già data, cioè ogni volta che noi subiamo un trauma, subiamo una divisione, abbiamo una difficoltà di comporre un'unità, e dunque tutti i nostri traumi, che possono essere diretti o indiretti, ci mettono di fronte a una difficoltà, cioè mantenere una nostra unità, una nostra linea, potremmo dire così, con tutto quello che comporta, sia sul piano dei sintomi, sia sul piano poi esistenziale, perché diventa poi una caduta dal punto di vista anche della difficoltà esistenziale nell'organizzare la propria vita in una maniera piuttosto. Miracolato, sì. Ma ammazzato. Ciao. Cioè, che tu dici. Ok, grazie. Però mi ha fatto venire molto in mente invece l'ultima cosa, Maurizio, sulla questione, vabbè, capita a tutti di perdere i propri genitori, quindi papà, l'anno dopo la mamma, e l'anno dopo ancora il crollo del ponte volante, sono uno sollato, e la cosa veramente traumatica è, non so come dire, ti abbiamo pagato, quindi vuol dire che stai bene, cosa vuol dire? Cioè, vissuto là 55 anni, ci ho lasciato le cose più preziose che avevo, i miei genitori, tutti i miei ricordi, le opere d'arte, perché il 40% sono tantissimo, perché è accaduto ponte volante sulla sua casa, strapagato dal comune, addirittura penso che hanno permesso di portare via la casa, provi a pensare provi a pensare tre rientri da 4 ore dove potenzialmente invalido, si immagini a fare scapoloni, dove non potevi portare qualcuno se non una persona, se andava bene, e io ci sarei andato con un tir e avrei preso tutto. Okay. Il problema è dove metterlo. Ok. Bene. Grazie. Ecco, riassumerei così anche questo tipo di situazione, direi che possono esserci, no? Nella propria vita, in una maniera piuttosto che in un'altra. Non è un dettaglio come si risponde a questa dimensione qua, cioè che cosa succede dopo. Ecco, e dunque potremmo dire così che a seguito di qualunque trauma c'è comunque una fase depressiva, perché si sta male rispetto a una perdita che è irragionevole e a cui non riusciamo a farci, diciamo, una ragione. Però è fondamentale anche il modo con cui si può elaborare tutto questo, anche per poter venire fuori. L'esempio di Marco è notevole, perché ci ha mostrato come tanti cose ci sono stati, tanti momenti traumatici, ma poi c'è la possibilità anche di riunificare, di rimettere insieme quello che sono i pezzi che solitamente un trauma crea, anche di scissioni, di difficoltà e di scacchi. Quasi. Sì? Certo. Scusi, secondo me è tutto un problema
per andare avanti, però ti rimangono. Diciamo che sì, ha detto una cosa importantissima che riguarda anche l'epoca quando veniva un canone, che non è un dettaglio, perché è chiaro che più i traumi sono diciamo vissuti precocemente, più i danni sono maggiori, perché è chiaro che e dunque anche tutto il piano del momento non è un dettaglio rispetto poi alla situazione psicologica. Faccio un esempio: se c'è un trauma infantile, è chiaro che quel bambino rispetto a quel trauma svilupperà tutta una crescita, e molte volte si cresce con l'effetto del trauma. Però di superarli, cioè, nel senso, cioè, io ho detto qualche libro di Morello, non voglio cercare nessuno perché sono un primario, certo. Però lui dice il passato non conta. Per me non è giusto, per me il passato conta. E come? Diciamo così. Diciamo che ogni trauma, in quanto tale, è un segno, e i segni hanno sempre degli effetti, e dunque è un qualcosa che non può non avere un effetto, un trauma se è vissuto, a qualunque età, ancor più quando si è piccolo. Tutto il piano patologico che è stato scoperto dalla psicologia ha a che fare anche con questo, cioè aver scoperto che un piano traumatico può scaturire, può far emergere situazioni sintomatiche di vario tipo, genere ed entità. E dunque questo è molto importante, perché ci fa capire quanto gli elementi traumatici sono potenzialmente patologici e creano una situazione patologica. Un esempio semplice, Freud. Freud, sapete che è stato una delle persone che ha studiato per prima tutto il lato psicologico, ha studiato anche la psicologia infantile, no? Con tutto quello che comportava da questo lato. Freud ha messo in rilievo un elemento legato ai traumi, cioè ci ha detto che fondamentalmente ciò che è traumatico è un qualcosa che ci ha in qualche maniera segnato. Questo essere stati segnati, essere stati, diciamo, divisi da questo trauma, implica una parte che di solito rimane inconscia, e c'è tutta un'altra parte che di solito rimane inconscia. Tant'è che di solito i traumi hanno a che fare con un lato spiacevole, no? Divisi perché? Perché di fronte a un trauma non si riesce ad avere la coscienza rispetto a questa cosa. Faccio un esempio: un trauma semplice, può essere un incidente. Un incidente è un trauma nella misura in cui, con l'impatto, per esempio, si vive una situazione che fa venire la persona. Solitamente quando succede una cosa di questo genere, c'è un impatto così violento che la persona, per esempio, sviene, solitamente che cosa succede? Che la persona si trova a sognare ripetutamente questo impatto successivamente. E voi direte: ma perché si dovrebbe ripetere un qualcosa che è stato doloroso? Dice giustamente, no? Cavolo, questa è una condanna, questa è una cosa che non mi piace, non mi va, però accade, non dovremmo capire perché accade questa cosa. E Freud ci dà una motivazione del perché accade questa cosa, che è importantissima. Freud ci dice che quello che in qualche maniera ci ha causato un danno, in quel senso ci ha fatto perdere di coscienza in un certo momento di fronte a una situazione che può essere stata una situazione molto forte per certi aspetti, ci mette di fronte a un compito. Il compito, come diceva Marco,
quello di ricostituire un'unità. Cosa significa? Che quel trauma, nella misura in cui ci ha spento, ha levato dalla nostra coscienza un qualcosa, ci mette di fronte a un qualcosa che non è risolto, che è irrisolto. E dunque che cosa succede? Che questa parte irrisolta, che rimane staccata da noi, che rimane nel nostro profondo, rimane come un elemento da risolvere. E Freud ci dice, attenzione, perché quando noi abbiamo a che fare con delle ripetizioni legate a un trauma, noi abbiamo a che fare con dei tentativi psicologici di risoluzione di quel trauma. E faccio un esempio, nell'incidente, no, il tentativo è quello di poter rivivere quell'incidente potendo rimanere cosciente, potendo elaborare gli elementi, diciamo, traumatici con la propria coscienza. E dunque che cosa succede solitamente? Traumi ci mettono di fronte a una difficoltà che è quella di una ripetizione di qualche cosa che è spiacevole. E mi direte, accidenti, ma questa è una cosa strana, perché si dovrebbe ripetere una cosa spiacevole? Di solito no, si tende a ripetere quello che è piacevole perché si ricerca quella cosa. Che cosa andiamo a cercare in una cosa spiacevole che andiamo a ripetere? Beh, andiamo a cercare una soluzione che in quel momento non c'è stata e che non riusciamo a trovare. E dunque, attenzione, che quando si ripetono i nostri traumi si possono ripetere anche inconsciamente. Questa è una cosa carina. Cioè, non è detto che noi siamo coscienti di quello che ripetiamo dei nostri traumi. Faccio un esempio. Una persona, ad un esempio qualunque, può aver avuto un padre violento che per certi aspetti con questa violenza ha creato una serie di traumi. Può essere che questi traumi siano rimasti come elementi irrisolti. E ad esempio aveva una difficoltà con il maschile, con una donna, ma di trovarsi nella ripetizione di cercare delle persone violente perché siano ancora quelle e non di altre. Tipologia di amore che fino a quel momento ha vissuto. Certo, e è molto carino anche tutto il lato di letteratura per trovare su questi aspetti qua, no? Però ecco, l'elemento che è importante per me è che quel lato che si ripete cerca di risolvere una situazione a monte che non è stata risolta. Un po' come dire, se con questa persona violenta riesco a risolvere quello che è stato rapporto con mio padre, a questo punto questo da un trauma. Ma solitamente che cosa succede? Che noi i nostri traumi li ripetiamo incorrendo nuovamente, se non abbiamo un aiuto, se non riusciamo a fare un lavoro psicologico che possa disinnescare questa ripetizione, noi solitamente andiamo a ripetere situazioni che ci hanno fatto stare male con delle ripetizioni che ci fanno stare a loro volta male, senza riuscire a disinnescare. E solitamente le persone cosa fanno? Si rendono conto dopo di aver fatto certe scelte e di essere state in certe situazioni uguali a quelli traumatici, ma nel mentre non si riesce a capire che quello è un elemento di ripetizione. Questo è molto importante perché i nostri agenti sono delle memorie inconsce di traumi non superati, ok? Se lo ripeto, i nostri agenti patologici, dico, no? Gli agenti patologici, non tutti gli agenti, ma quelli che ci portano a farci, ad esempio, del male, o a fare anche del male molte volte, hanno a che fare con queste dimensioni non superate. E dunque che cosa? Assolutamente sì, certo. Assolutamente sì. Bravissimo. Proprio questo è il punto. Questo è l'elemento conflittuale. Perché è un po' come dire, di fronte a questa consapevolezza mi trovo disarmata. Non voglio soffrire nella ripetizione del trauma. Allora che cosa cerco? Cerco di reprimere tutto questo per tenerlo lontano dalla mia coscienza. Ma nel reprimere questa cosa,
E questa cosa solitamente mette in rilievo una coazione a ripetere che è legata ai traumi. Che cosa vuol dire? Avete mai sentito parlare di questo concetto, coazione a ripetere? Non sì, qualcuno sì, lo so. Mi conosco molto, qualcuno lo sa, però per quelli che non lo sanno, ciò che è una coazione è una cosa più forte di noi, che non riusciamo a evitare, no? Una coazione per esempio a respirare, c'è molti, provate a stare senza per 5 minuti, 2. Diciamo che è un lato, come dire, che siamo obbligati a ripetere per sopravvivere, cioè questo, un lato di coazione, un lato che è impellente, si pone come un lato a cui noi non riusciamo a rinunciare e ha a che fare con l'elemento di ripetizione, cioè ripetere qualcosa. Ora, la scoperta della psicoanalisi ha a che fare con questo, l'inconscio per certi aspetti è la constatazione che i nostri traumi vanno da qualche parte, cioè non sono semplicemente annullati perché li vediamo dalla coscienza, ma sono spostati in una zona dove continuano a rimanere, diciamo, presenti. Ecco, e questa parte, potremmo dire così, che ha a che fare con una funzione fondamentale, che è quella dell'emozione, che ci permette di fare tantissime cose, no? Per esempio di tenere lontano i dolori, di poter gestire tante cose spiacevoli in una maniera di poter elevare la nostra coscienza. Dall'altro però, diciamo, degli effetti negativi, l'emozione crea poi dei problemi dal punto di vista dell'ingresso nella nostra coscienza degli elementi non superati. Per cui questo è caratteristico dei traumi, cioè se c'è un trauma c'è un elemento di dispiacere molto potente. Di solito questo elemento di dispiacere viene rimosso soprattutto quando è vissuto in età infantile, dove non ci sono anche gli strumenti per poter affrontare una situazione di questo genere. Una situazione di violenza, faccio un esempio, no? E dunque che cosa si fa? Si rimuove tutta quella parte, si vede, ma rimuoverla significa spostarla nell'inconscio. Nell'inconscio significa metterla in un cassettino dove quella cosa rimane così, integra e innescata. E alla prima occasione quel cassettino si apre e fa venire fuori gli effetti con tutto il lato di ripetizione. Conoscere un pochettino più questa cosa può essere utile perché nella propria vita intanto ci dà modo di non ripetere solamente. E guardate che se la coazione deve ripetere in una delle più forti che abbiamo è un motore di quelli notevoli della nostra vita. Per cui se fate mente locale su certe cose che si sono ripetute in una certa maniera spiacevole nella vostra esistenza, potete di come queste cose siano anche un po' sottili, cioè non ci si rende conto nel momento in cui avvengono, si vede dopo, no? Tanto comunque tutti quelli che lo dicono, che sono gli altri, si dice no, non è così, sicuramente sbagliano, no, non è una relazione tossica, figuriamoci, o dopo viene fuori questa cosa con tutto l'aspetto che comporta, per un esempio di un altro. Però ottima domanda. Ricordiamoci al lato ansioso, lei ha fatto il collegamento con ansia, perché è chiaro che una situazione irrisolta così ci crea un conflitto, e il conflitto ci espone all'ansia. E dunque è più facile per soffrire di ansia quando ci sono situazioni di questo genere innescate. Ma poi può esserci anche una deriva depressiva quando questa cosa diventa una sorta di possibilità di poter vivere una certa condizione. Faccio un esempio, se questo rapporto, faccio un esempio, con il papà ha creato un rapporto con questi uomini che sono stati cercati in un certo modo con quelle caratteristiche paterne, può essere che oltre a cercare la situazione patologica per poter ripetere il tutto, si arrivi poi a una sorta di sfiducia legata al genere maschile. E ha una difficoltà a poter credere che ci possa essere anche una forma diversa di relazione.
che può trascinare un malato depressivo che si collega poi a una dimensione di essere, diciamo, negativi in quel senso lì. Questo è un piccolo esempio con cui può arrivare anche l'altro lato. Ok. Agitativo. Sì, parte la tachicardia, però mi sento che ho bisogno di respirare. Sì, mi sento proprio questo respiro affannoso. C'è bisogno di aria. C'è tutto il lato di innesco, anche fisico, dell'ansia, che è legato per esempio alla parte respiratoria. Per cui quando noi per esempio siamo ansiosi non riusciamo a usare il diaframma è un muscolo fondamentale che ci permette di respirare anche con la pancia, diciamo, è meglio avere una pancia piena. Uno dei sintomi è quello di bloccare il diaframma, bloccandosi il diaframma respiriamo solo con la parte superiore, ma con una fama che diventa familiare in quel senso lì. Bisogna di aria, come dire. E dunque bisogna in qualche modo si potrebbe agire su due aspetti. Uno, cercare di capire qual è l'innesco psicologico, due, lavorare per esempio sul diaframma anche con dei semplici esercizi per poterlo gestire meglio e non avere questo tipo di sintomo prestante che tende a soffocare e a creare la situazione del soffocamento, che è spiacevole. Ecco, però sulla sensazione di soffocamento serve da capire. Bravissima, dunque può essere che questo lato soffocante sia stato vissuto in certe circostanze, sia stato legato a certi traumi. Per cui di aver vissuto delle situazioni soffocanti. E dunque questo tipo di ansia potrebbe essere legato a qualche elemento traumatico che va a chiamare questo piano specifico. Per cui pensi un po' per esempio alla mancanza di libertà che ha provato e sentito in certe circostanze nel passato e questa sensazione di dover uscire da qualche cosa che non potevo fare, di quella sensazione di non avere respiro dentro quella situazione. Questo è un esempio di cui diciamo come possiamo vedere sia l'aspetto psicologico e lavorare poi su questo aspetto per recuperare l'elemento che sta all'origine di questo tipo di sintomo e poi diventare anche dal punto di vista magari fisico questo tipo di disagio che comunque diventa poi un problema. Questo tipo di innesco lo possiamo prevedere portato all'eccesso degli attacchi di panico, per cui questa difficoltà, questa fame d'aria diventa fortissima negli attacchi di panico, che sono delle forme patologiche che non sono semplici manifestazioni di ansia, ma sono una modalità molto più violenta e forte. E dunque quando si ha un attacco di panico, di solito si sperimenta una sensazione molto violenta, molto forte, che lascia delle tracce. E non è così semplice uscire anche da questo tipo di percezione. Dunque la sensazione diventa davvero difficile da gestire in quei momenti, sono momenti un po' drammatici da certi aspetti, ma che segnano. Tant'è che di solito gli attacchi di panico si collegano le fobie, cioè il posto dove si è avuto l'attacco di panico diventa il posto che si evita per evitare l'attacco. Dunque gli attacchi di panico si è tutto il lato della fobia che si collega alla tensione. Ok? E dunque gli attacchi di panico generano fobie che creano ansia generalizzata nei vari ambiti della salute. Dunque vedete come tutta questa dimensione è una dimensione molto ricca con cui ci sono tutti i collegamenti. E questo dell'attacco di panico viene a collegarsi alle cose che dicevamo l'altra volta delle due percezioni che hanno a che fare con la mancanza dell'inconscio. Una è la questione in qualche maniera del potere impazzire, che in qualche modo è una perdita del controllo totale, e l'altra è la paura di morire. Per cui sono queste le sensazioni che si dicono reali nell'attacco di panico. Attenzione, reali, non sentite dal punto di vista della paura, no,
un conto è avere paura di morire, ok? E un conto è sentire di morire, è diverso, sono due cose diverse. Se si ha la paura, si ha uno scollamento da quella cosa, e quella cosa, diciamo, è una paura, è una situazione difficile, ma non è una situazione che si vive come reale. Gli attacchi di panico invece fanno vivere quella dimensione sul piano reale. E dunque sono molto più violenti, perché è proprio sperimentare cosa si fa. Ma fatti due domande, no? Due, dai, Richard, dai. Dunque, il bipolarismo è una malattia psichiatrica? Con due domande. E volevo chiederti, le malattie psichiatriche, da che cosa vengono? Che bello. Ci possiamo collegare anche a Maria, non so se lo vedete qui, che l'ha chiesto una cosa sullo scritto di mio. Maria? E guardiamo, rispetto al lato della psichiatria. Ok, allora, intanto, ottima domanda. Questo aspetto viene a, diciamo, integrarsi su quello che è il disturbo del comportamento. Il bipolarismo è la manifestazione di questa oscillazione dell'umore estrema che passa da un lato depressivo estremo a delle punte di euforia, per cui si ha questo sbalzo tra euforia e depressione che creano una instabilità nella persona. Perché nel momento in cui è su, tutto viene vissuto nell'euforia del momento, e dunque tutto è possibile. Quando va sul lato depressivo, tutto diventa impossibile. Dunque si vive una situazione di scacco totale dal punto di vista dell'esistenza. E dunque questo viene a collegarsi a quello che è il lato del disturbo dell'umore in un certo modo. Certo che è un disturbo dell'umore che catalogato tra i disturbi gravi in qualche modo e solitamente viene catalogato su quello che è una, diciamo, difficoltà che necessita l'apporto di farmaci abbastanza elevati e consistenti. Questo perché? Perché questa instabilità dell'umore crea poi anche una instabilità della persona e dunque questo oscillare diventa ingestibile per la persona dopo un po' di tempo. Poi dipende quanto queste oscillazioni sono ampie nel tempo e quanto alti i picchi. Okay? Questo varia anche con la patologia, perché più sono gli avvicinati i momenti, più la patologia è grave. Okay? Più i picchi sono bassi, più è gestibile tutto questo aspetto. Anche se non è facile gestire tutto questo aspetto intermedio, di solito la persona non riesce a conciliare le due parti, cioè riesce a vivere molto bene il lato su e molto male il lato giù, non riesce a fare il collegamento dello stesso disturbo sui due piani, perché crea una bella difficoltà anche dal punto di vista esistenziale. Qui è una persona quando è su, è una persona totalmente diversa quando è giù, con tutte le difficoltà che comporta questa cosa per se stesso e per gli altri. Dunque sì, è una patologia che potremmo dire che ha bisogno di un apporto farmacologico dal punto di vista del trattamento della psichiatria in questo senso. E poi cosa volevi sapere rispetto a questo? Non tanto rispetto a questo, ma volevo sapere se malattie psichiatriche questa hanno delle violenze. Allora, è una domanda. Non c'entra niente, approfittano che si può fare domande. Diciamo così che i fattori legati può provarci uscendo da un fattore psichico. C'è da dire però una cosa che. Questo tipo di disturbi possono avere delle connessioni anche molto positive. Faccio un esempio. Ci sono farmaci che un tempo non esistevano e dunque c'erano manifestazioni sul piano psichiatrico
un nuovo qualcosa, con tutto l'altro, per esempio dei sintomi positivi legati alla schizofrenia. Abbiamo una distinzione molto grossa di due termini ampi su che cosa sono i disturbi psichiatrici più gravi, sono le psicosi. Okay? Le psicosi cosa sono? Sono dei disturbi che mettono al centro della loro sintomatologia il rapporto con la realtà. Ok? E dunque cosa significa? Che le persone che hanno questi disturbi hanno delle distorsioni rispetto alla realtà che possono essere maggiori o minori. La distorsione più grande, una delle distorsioni più grandi può essere l'allucinazione, cioè vedere delle cose nella realtà che non esistono. E questa allucinazione può essere a diversi livelli. Nei disturbi legati per esempio alla paranoia abbiamo delle allucinazioni sul piano sociale. Che cosa significa? Significa che ci sono delle sensazioni di persecuzione e di panico legate a queste proiezioni. Non so se vi piacciono i film, mi piacciono molto. Ci sono tantissimi su questo tema. Io ne amo uno in modo particolare, The Beautiful Mind. Non so se si c'è la Sergio Mori, è veramente bravissimo per sì. Ma anche Shutter Island, che parla appunto di una visione diversa della realtà. È un bel film perché intanto ci parla di una storia vera, che è la storia di un matematico che è Nash, appunto, che ha inventato tante cose della tua matematica. Un genio. Genio. E fa vedere tutto questo aspetto, diciamo, sintomatico legato a questa situazione particolare, no? Non so se avete visto il film, c'è una parte, per esempio, lui pensava che ci fosse un complotto contro di lui e aveva diciamo un caso di pace di terra nel crimine. Si trovava ad interagire con queste persone, di solito chiedeva gli altri.
alle 8 noi finiamo. Ha creato, con una canzone del Miss, con un romanzo che ha scritto. Devi prendere l'auto e siamo molto. Diciamo le date per i prossimi 100 anni, diceva lui, no? E questa costruzione, questa opera d'arte, è dato una stabilità per cui potuto tornare ad avere una propria, diciamo, una propria esistenza. Questo per dirvi che si può ricostruire tutta la dimensione dell'identità anche nella schizofrenia, però ci vuole un lavoro fatto in una certa maniera, ok? Mentre invece un esempio semplice, semplice di grande paranoico è ad esempio, come dire, il grande presidente Schreiber, che era il presidente della corte d'appello di Dresda, no? Che a un certo punto ha avuto tutta una serie di episodi di quel tipo lì. Questo è molto interessante perché ha scritto un bellissimo... 5 minuti. Ha scritto un bellissimo testo che è imparato di memoria di un malato di nervi, con cui lui, dentro una struttura psichiatrica, ha scritto queste memorie, sono le sue memorie, per dimostrare che era un ragazzo, ok? Queste memorie che sono una follia, sono state utilizzate da Freud per studiare la paranoia, era un testo meraviglioso, fantastico, bellissimo, vi consiglio di leggerlo, l'edizione della Fide, si trova un grande testo, il testo che ha, diciamo, studiato Freud nello studio della paranoia che poi ha pubblicato rispetto, diciamo così, allo studio della psichiatria. E dunque ci fa capire, questo per dirti, che queste deformazioni che si trovano nella psichiatria a livello della realtà sono delle deformazioni che però possono rientrare, cioè le produzioni che queste persone possono fare possono essere anche gli elementi che creano una stabilizzazione e tornare ad avere un rapporto sintomatico normale. E dunque questa è anche la risposta rispetto a Maria. C'è modo di trattare questo tipo di disturbi e c'è modo di poter gestire questo tipo di effetti, potremmo dire così, psichiatrici. Certo è che un lavoro di questo genere è complicato per una serie di ragioni. Le neurosi invece sono l'altro tipo di patologia dove noi abbiamo i conflitti che sono all'interno di noi e di solito sono i conflitti con la nostra dimensione del piacere, del dispiacere, della sessualità e di ciò che ci rende vivi e di ciò che ci fa sentire meno vivi. E qui abbiamo tutte le neurosi che si occupano. Non fermano, non finisce. Vabbè, questo per dirti che, ecco, dal punto di vista dell'inquadramento sicuramente psicologico c'è tutto un piano ricchissimo da cui noi possiamo imparare tante cose. Perché, faccio un esempio, Freud nello studio della patologia ha capito come funzionano certe cose che sono comuni a tutti noi. Faccio un esempio, Freud ha studiato con l'interpretazione dei sogni come si formano i sogni. Nel forma i sogni, se ci pensate un attimo, sono delle forme allucinatorie, semplici forme allucinatorie, che prendono degli elementi dentro di noi, che sono una serie di pensieri, li trasformano dal verbale in immagini e creano una concatenazione di storia che è in grado di esprimere quello che noi pensiamo a livello inconscio su un piano allucinato. E dunque, in certo modo, il passaggio è molto importante perché ci fa capire che la patologia è in una continuità con la normalità, anzi ci fa capire come funzionano certe cose perché le evidenziano meglio. Ok? E dunque, Freud ha potuto dire benissimo, noi tutti siamo normalmente allucinati quando siamo nella nostra fase REM, perché è così. E si muovono quando c'è niente che c'è fuori, fase REM. E dunque questo per dirti che lo studio della patologia è fondamentale anche per capire la struttura di quello che è la dimensione dell'uomo. Ecco. E dunque possiamo capire tante cose da lì, anche dal punto di vista degli spunti. Questo è un piccolo esempio, ma non ci sono tanti.
Certo. Tanto più che altro convincerla a farsi aiutare. Facciamo un grosso passo. Nessuno... Facciamo una vittoria per riuscire a fare questo passo, cioè portarlo verso un, una possibilità sua di dire che passita, se stai così male hai bisogno di aiuto. Anche perché giustamente come dice tu, non è assolutamente scontato. Che se ne renda conto. Ma non senti più un te ci sei di 10. Sono scaduto 5 minuti. Penso a cosa di 5 minuti. Perché? Potrebbe stare passando la prima volta. Non è sufficiente avere un palestra per poter chiedere che bisogna incontrare il nostro palestra in un certo modo. Per poter fare una domanda da io. Faccio un esempio. Se noi nella nostra casa continuiamo a ripetere con qualcosa di spiacevole, ma non riusciamo a capire con la ripetizione, potremmo rimanere in un disagio senza sapere che è un disagio. Potremmo pensare che un destino infausto, quello che ci condizionerà. Poi che noi ne devo andare a fare. E rimane una sorta di blocco rispetto a una domanda, anche di cura, capito cosa intendo dire. Per cui anche questa possibilità di poter collocare in un certo modo quello che sono i nostri sintomi rispetto alla domanda è fondamentale. E dunque è il porci in una dimensione di domanda che ci apre la prospettiva di una cura. Se mi succede questo, mi fa stare male, perché? Di che cosa si tratta? Che cos'è che agisce in me per portarmi nuovamente a vivere una condizione che poi ha a che fare con un disagio? Ma questa cosa qua molte volte non è scontata e nella depressione ancor meno, perché c'è la vergogna, per esempio, c'è il fatto di non volersi far vedere in un certo modo, c'è tutta la dimensione effettivamente poi del pensiero disfattista, se figuriamoci, stando così male, ci può essere qualcuno che mi può aiutare, non esiste, cioè, assolutamente. E dunque questa dimensione depressiva può essere anche un ostacolo per una cura, capito cosa intendo dire. E dunque è tanto importante la possibilità di porci rispetto ai nostri sintomi in una dimensione di, diciamo, di interrogazione, poter mettersi in discussione, poter guardare noi stessi e poter cercare di fare quel passo in più, capite? È questa, potremmo dire così, che è una sorta di messa in discussione da dentro che possiamo fare con un lavoro psicologico, ma è fondamentale rispetto per esempio a quello che è una possibilità di cura. E dunque si dice così dal punto di vista tecnico, finché il sintomo non diventa sintomatico per la persona, la domanda è bloccata. Cioè si potrebbe dire per esempio rispetto alla dimensione della stigma, cavolo, ma come è possibile che mi vada a cercare sempre dei buoni violenti? Non è che c'è dietro un problema, c'è un punto. Ecco, non è che a me uno può dire vabbè se sono fortunata, una volta, due volte, tre volte, ma guarda, non è proprio fortuna, è proprio sì. C'è la stiga di un trauma che consiste in quel senso di no. Questa è spezzare. Bravissima. Bravissimo. Ecco, questo è un grosso passaggio, perché attenzione che non basta fare questo tipo di passaggio per disinnescare la catena traumatica. Cosa vuol dire? Molte volte se noi facciamo l'opposto, e questo è comprensibile dal punto di vista della coscienza della sé, questa roba l'ho fatto tanto male, non la ripeterò certo con i miei figli, no? Farò l'opposto. Però se non mi sono tolto l'elemento alla base, normalmente che cosa succede? Che il trauma collegato alla dimensione non elaborata paterna si ritrova sul figlio. Capite che cosa intendo dire? Se avete studiato un po' di sistemica, comprenderete molto bene, no? Psicologia sistemica, la posizione del figlio come sintomo.
interna rispetto a quello che in qualche maniera di ragione esterna non ne ha, capito? E dunque dove si supera i momenti tristi delle cose che dici che si sono vissute. E poi succede proprio così, ma nella depressione, per esempio, una depressione che può derivare anche dall'ansia di lutto, no? Di perdita o di separazione, eccetera, 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 eccetera. Uno degli elementi complicati è proprio superare la dimensione della perdita. E dire, io come faccio a farmi una ragione di quello che in qualche maniera una perdita? Perché solitamente che cosa succede? È inaccettabile per la nostra persona, per la nostra mente, pensare che le cose che ci hanno reso più felici sono le cose che ci fanno oggi soffrire di più. Pensate che assurdità questa cosa, ma questa cosa è presente in tutti, perché nel momento in cui, per esempio, ci vengono in mente i momenti che abbiamo vissuto felici con la persona che manca, c'è da piangere, c'è un dolore, c'è una sofferenza è di sapere che questa cosa non si potrà ripetere. Basta scrivere psicoterapeuta, sei già. Psicoterapeuta sei già.